Io ringrazio ovviamente voi che siete qua e ringrazio i nostri ospiti. Alcuni di loro giocano in casa, naturalmente, Ilaria Agostini del gruppo urbanistica per un'altra città, Franca Palletti, nostra fiancheggiatrice, si può dire? Sì, si può dire. Nostra fiancheggiatrice, è già direttrice della Galleria dell'Accademia per molto tempo e quindi insomma l'abbiamo spesso utilizzata, tra virgolette, nell'ambito della cultura, no? Rispetto a questa città. E Lorenzo Alba, che rappresenta qui questo collettivo, sono i Clash City Walkers, con cui il laboratorio di un'altra città sta lavorando proprio in questo spazio inchiostro. Ringraziamo in particolare Marco Deramo, intanto perché è venuto da Roma, mentre loro hanno fatto pochi passi effettivamente, è venuto da Roma, è venuto apposta per questo incontro, ma soprattutto perché ha scritto questo libro. Noi ci siamo imbattuti in questo libro che appunto è Il selfie del mondo, indagine sull'età del turismo. Alcuni mesi fa se ne è parlato sui giornali, sono uscite recensioni e effettivamente noi stavamo proprio lavorando su un tema affine a quello, anzi forse proprio lo stesso tema di cui tratta il libro di Marco Deramo. Qual è questo tema? Il tema è appunto quello del turismo o come si dice anche nel corso del libro, l'industria del turismo. Poi ci sarà modo appunto di capire in che senso viene detto questo. Allora, questo è un libro, per chi non l'avesse ancora letto, estremamente ricco e stimolante, pieno di riferimenti, non solo di dati che certamente ci servono, ma insomma di spunti, di riflessioni, di collegamenti anche inediti, no? Che noi non abbiamo fatto e che ci colpiscono proprio. Quindi in questo senso è un libro che a noi è sembrato assolutamente fondamentale per iniziare il ciclo che abbiamo chiamato, rubando l'espressione e anche le parole per l'appunto, la fabbrica del turismo nelle città d'arte, il caso Firenze. Cominciamo questa sera, sentivamo il bisogno proprio come spazio inchiostro di far un approfondimento, no? Su quello che sono le trasformazioni nel caso Firenze, ma noi sappiamo che Firenze non è un caso isolato, è un esempio che noi prendiamo perché ci viviamo, perché lo conosciamo meglio, ma c'è un modello che è sempre lo stesso, che si ripete, e quindi vedere le trasformazioni che questa industria turistica opera in quelle che un tempo erano, si poteva chiamare le città d'arte e che oggi possiamo invece chiamare le città turistiche. Allora, c'è una espropriazione degli spazi e di questa città che avviene attraverso proprio l'affermarsi di questa industria turistica, l'espropriazione che è sia fisica, e allora ecco le trasformazioni in vista e a beneficio, no, del turismo, e qui avremo l'intervento appunto di Ilaria Agostini che parlerà proprio dal punto di vista urbanistico, trasformazioni anche nell'ambito del mondo del lavoro, perché Lorenzo ci parlerà proprio di che cosa significa lavorare in questi circuiti, no, che hanno a che fare col turismo e lo sfruttamento anche che avviene, insomma, e che noi abbiamo anche sotto gli occhi. E poi anche sul piano della cultura. Allora, città d'arte, città di cultura, che significa? Che cosa è cultura oggi in una città come Firenze? Che cosa è diventata? In che modo viene gestito questo aspetto che dovrebbe essere poi centrale e che anche questo viene commercializzato, ma in un certo modo? Franca Palletti di questo parlerà. Ecco, io semplicemente introducendo questa serata voglio dire una cosa, e cioè che noi riflettevamo come spazio inchiostro su due o tre punti, cioè uno era quali interessi ci sono dietro questa industria culturale, cioè quali sono gli interessi che muovono questo, poi dove va la ricchezza di cui ci continuano a parlare quando ci dicono ma il turismo ci vuole perché porta ricchezza, dove va questa ricchezza? E noi stiamo verificando che va a pochi a scapito dei molti, ovviamente. E poi appunto quali ripercussioni sulla vita di chi la città
la vive perché ci lavora, perché ci studia, perché ci abita, quindi su quella che è una città viva, normale, che appunto ha degli abitanti di qualunque tipo essi siano. Ecco, su questo ci ha aiutato molto il libro di Marco D'Eramo ed è per questo che l'abbiamo invitato. Allora, diamo uno spazio di insomma, quello che vuole lui, 20 minuti, 25, quello di cui ha bisogno per questa diciamo, iniziale relazione. Seguiranno tre brevi interventi, massimo 10 minuti, e poi ci sia uno spazio per il dibattito. Dopodiché io appunto mi zittisco proprio per lasciare lo spazio. Grazie. Vai.